ovviamente io sto parlando dagli anni 90 che promuovo questa attività, che poi si è concretizzata, vedremo negli anni successivi, ma c'è un gruppo di lavoro, altri colleghi che potete leggere qua, Gildo Correnti, Nino Sicali, Luigi Carleo, che lavorano assiduamente sul mantenimento della rete e sui dati, e soprattutto c'è anche, va menzionata, la collaborazione principale con coloro che hanno, costruiscono, ci hanno anche i brevetti e ci hanno aiutato, soprattutto nelle prime fasi di installazione, ma con cui ancora ci sono ottimi rapporti sia scientifici che anche ormai di consolidati legami di amicizia, che è il gruppo del Carnegie Institute di Washington. E questo, ecco, il talk overview, io l'ho diviso in 5 parti. Vorrei in un primo blocco darvi una descrizione dei network e delle problematiche, delle caratteristiche della strumentazione e delle installazioni. Vorrei parlare un attimo di una cosa molto importante, perché questi strumenti vengono installati, ma poi qual è la vera risposta? Andarla a capire, occorre calibrarli in sito, ed è una cosa delicatissima, vedremo. E poi c'è un grosso blocco centrale, il blocco 3, che è tutto, diciamo, il detecting del segnale e anche la sua applicazione che abbiamo fatto nel modeling per diverse attività eruttive. Vedete, l'Etna è molto vivace, vedremo questo segnale come si comporta durante le fontane di lava, durante le sequenze esplosive, durante i piccoli overflow, durante grossi dichi che penetrano intrusioni, e anche poi completeremo la panoramica con quello che è accaduto e cosa ha visto lo Strand nell'ultimo anno durante le ultime fontane di lava. C'è un quarto blocco di una cosa molto importante da noi ritenuta, ma che anche ci è servito in questo periodo, che è sull'inferring dei volumi legati allo Strand. E poi vorrei completare poche slide con le attuali sfide presenti, anche future, che possono, anzi riguardano, l'evoluzione dello Strain. Ecco, diciamo, l'osservatorio Etna ha una lunga tradizione di misure geotetiche, di monitoraggio, che risale agli anni 80, anni 70, anzi le prime reti. Io, il mio primo lavoro di modeling di un dico è dell'eruzione 1981, perché c'erano sia le reti EDM misurate nel 78-79 che dopo il dico nell'81-82, per dirvi. Le reti EDM via via si sono migrate verso le reti permanenti GPS, continuano, come vedete, a esserci molti benchmark ribattuti, ma soprattutto abbiamo una rete permanente di quasi 40 stazioni GPS. Abbiamo una lunga tradizione che inizia alla fine anni 80 della rete clinometrica Boreoi, Tiltmetrics, anche questi in foro, che da fori poco profondi sono passati negli ultimi anni in foro molto più profondi. E l'ultima generazione è, come vedete qua, scusate, è saltato qualcosa, va bene, manca il cerchetto, i dati, diciamo, dilatometrici che vengono da queste 4 perforazioni. E le 4 perforazioni hanno messo questi strumenti. Vi vorrei dare le caratteristiche. Le caratteristiche, sicuramente, i dilatometri sono lo strumento più preciso con maggiore sensibilità che c'è in geofisica. Vedete, abbiamo una sensitività nominale, una sensibilità di 10 alla meno 11. E viene questo 10 alla meno 11 da un, diciamo, meccanismo molto forte, che è quello, è robusto, dell'amplificazione idraulica. Vedete, abbiamo un grosso componente volumetrico, questo grosso tubo di 3 metri, solitamente riempito di fluidi al silicone, che grazie a un piccolo foro riesce, appena lui è sollecitato di poco, a fare risalire e spingere, quindi in questo caso c'è un soffietto, che viene misurato, diciamo, questo è il principio, la misura indotta verticale, di spostamento verticale, da un trasformatore differenziale, quindi abbiamo precisione elevatissima, arriviamo a questo 10 alla meno 11 con un sistema, quello dell'amplificazione idraulica, che è, diciamo, molto, diciamo, solido e robusto nella sua semplicità. Il problema sta che per cogliere queste, diciamo, sensibilità molto spinte, considerate, noi miriamo a 10 alla meno 11 potenziale, l'avvicinamento della Luna verso la Terra produce effetti 10 alla meno 9, quindi 100 volte più grande di quello che vogliamo arrivare noi, per darvi l'idea delle precisioni che vogliamo arrivare. E quindi noi abbiamo necessità di abbattere tutti i rumori. Per questo motivo, diciamo, da come da tradizione a livello mondiale, questi strumenti vengono almeno installati 350-200 metri. Questo perché? Perché fino a 100-200 metri
ci sono molti rumori, sia termici, sia della distorsione dovuta alla temperatura, effetti termoelastici, che si traducono in valori alti per questo strumento e si abbattono con la profondità. Quindi è bene, per sfruttare al massimo le sue potenzialità, installarlo in profondità in posti, tra virgolette, più silenziosi. Nell'ambito dei vulcani c'è tutta una storia qua di iniziata con l'Egla, Kilauea, vedete, Montserrat, in Giappone ci sono tante installazioni, in Italia abbiamo avuto le prime installazioni ai Campi Freghei e seguito Stromboli. Il caso sicuramente più famoso è quello dell'Egla, dove grazie all'Extreme Meters nel 2020 si fu chiarissimo il warning dalle variazioni che erano risentite anche alla stazione più lontana, a 20, forse di più, 25 km, e questo è forse uno dei esempi più magistrali di warning riuscito, addirittura dato 40 minuti prima dell'eruzione attraverso bollettini che permisero di chiudere l'aeroporto, allertare la popolazione. Se dovessimo dare una definizione, a me piace sempre molto questa, che è di un anonimo, che se noi ci occorre misurare un mix da 10 alla meno 7, che è 0,1 microstrain, a nanostrain, e io direi a oltre, a decimi di nanostrain, per periodi che vanno da minuti a giorni, sicuramente occorre uno strain meters. Questa è un'ottima definizione per capire cos'è l'oggetto e cosa vuole misurare. Ho preparato questa slide giusto per far ancora capire meglio il discorso. Cioè, noi misuriamo, ecco, lo strain, questa, diciamo, è la classica matrice, e noi misuriamo la dilatazione volumetrica, che è la sommatoria della diagonale principale, e se noi prendiamo un cubo di un chilometro e isotropicamente lo spostiamo di un millesimo di millimetro per ogni lato, noi vedremo che la variazione del lato è 10 alla meno 9, un millesimo di millimetro su un chilometro, non rilevabile da nessun, diciamo, strumento geodetico. La dilatazione areale sarebbe 2 per 10 alla meno 9, non rilevabile da nessun strumento geodetico, mentre noi con uno strain meter volumetrico il relativo variazione di volume, che è dell'ordine di 3 per 10 alla meno 9, possiamo facilmente misurarla. Vado avanti, ecco, qua vengo sull'Etna. Sull'Etna abbiamo fatto due serie di installazioni da due perforazioni, quindi quattro strumenti in totale. La prima nel 2011 attraverso un progetto FUMO, e la seconda installazione nel 2014, il FUMO era un progetto FIRB, è una tassa, non so se ricordate, nel 2002 sul FUMO per essere girata alla ricerca. Ci fu l'impegno dell'allora primo ministro Berlusconi, quando venne sull'Etna durante l'eruzione 2002-2003, che una parte sarebbe andata all'INGV, così è stato, e quindi abbiamo beneficiato di questo finanziamento. La seconda tranche di installazioni, questa è più in area sommitale, è avvenuta nel 2014 attraverso fondi del progetto PON-Vulcamet, nella sua fase finale. Ci fu questa apertura non prevista e quindi ne ha beneficiato la rete di Latometrica. Il fine della geometria in queste due serie di installazioni è stata quella di mettere gli strumenti in posizioni esistenti di altri strumenti NGV, questo perché ci semplifica la vita, non abbiamo bisogno di particolari autorizzazioni col parco se noi installiamo presso, grazie a un vecchio accordo che ancora vige. Ci serviva creare un profilo radiale per meglio fare con poche stazioni un inferring, così come poi è riuscito su eventuali modeling una volta che ci sono variazioni. E poi ci siamo messi nel fianco ovest, diciamo, questa foto è presa da sud, dalla zona che verso Siracusa dell'Etna, quindi a ovest, dove il fianco è più stabile. Vi ricordo che il fianco est è un fianco più stabile perché scivola verso mare. Il fine, diciamo, del progetto alla fine è molto chiaro: io voglio misurare con altissima sensibilità 10 alla meno 10 e voglio avere un parametro molto semplice, che è una variazione volumetrica, per il controllo, diciamo, dello strain e quindi poi anche la modellazione dei processi associati. Allora, non è tutto semplice quello che da fare, perché effettivamente rispetto anche al sedimentario, anche rispetto, diciamo, terreni metamorfici, fare le perforazioni di centinaia di metri nell'ambiente vulcanico è difficilissimo per tanti motivi. Noi spesso incontriamo il piroclastico, che è un materiale incoerente, pensate alla sabbia, è impossibile fare una perforazione
si blocca tutto, e così succede anche col piroclastico. Spesso ci sono discontinuità tra uno strato e l'altro, ma questo fa andare via l'acqua, i fluidi lubrificanti, quindi ci sono continui incagli, incastri della trivella. Poi il problema finale, non banale, che noi comunque per fare una buona installazione abbiamo bisogno di un terreno non fratturato, massivo, solido, che non è facile trovare. Uno magari arriva a 150, 180, 100, 200 metri, ancora non trova questo strato, e quindi questo può pregiudicare una buona installazione. Ecco, qua sono alcuni esempi che vi fanno capire che oltre tutte le problematiche prima illustrate, sull'Etna installare a 1600 metri o a 2008, qua siamo rimasti bloccati dalla neve durante l'installazione, lo strumento addirittura fu trasportato dai gatti della neve, perché in questa zona ci sono gli impianti invernali. Capite che tutto è complicato. Qua però l'abbiamo fatta l'installazione perché siamo presso l'osservatorio di Pizze Neri, che è una grande struttura con le sue fascine di qua in alta quota, gestita dall'INGV. Vabbè, abbiamo due, prima di passare ai dati, vorrei accennare una cosa più delicata, perché uno installa questi strumenti, ma poi escono fuori dei dati in caos, cosa sono, cosa significano, quanto è strano. C'è il problema principale della calibrazione. E allora, la calibrazione essenzialmente, ci sono, diciamo, tre modalità di calibrazione a livello, diciamo, generale. La prima è quella del confronto con le maree, cioè lo strumento inizia a registrare le maree lunari, si sanno le maree, per confronto io lo posso calibrare. C'è un secondo metodo che noi abbiamo provato, e ora vi farò vedere, che è quello del telesismi, cioè c'è un telesisma magnitudo 8 dall'altra parte dell'emisfero. Noi possiamo calcolare quale sarà nelle basse frequenze l'onda di strain che arriva, misuro l'onda di strain, dal confronto faccio la calibrazione, quindi la risposta in situ dello strumento. Poi c'è un terzo, quindi i primi due metodi passano col confronto, metodi attesi con dati registrati. C'è un terzo metodo che ci siamo un po' inventati qua in letteratura, che è quello di fare direttamente un confronto tra strain diretto e strain diretto, cioè registro il mio strain con lo strain meter volumetrico, mi registro lo strain anche per esempio con un broadband array nelle basse frequenze, faccio il confronto. Vi faccio vedere qualche esempio. Questo è per il primo metodo, da maree, praticamente esistono dei software affidabili, noi usiamo ByteArray per calcolare le componenti diurne e semidiurne registrate nel segnale. Ci sono altri software ben affidabili come lo Spotr, che mi calcola la marea teorica. Dal confronto, vedete, queste sono due stazioni con le maree, questa invece è la marea teorica, io posso fare la calibrazione. E questo invece è il secondo metodo, vi faccio vedere qualche esempio. Vedete quello che registra un segnale di strain su questa variazione, e poi ci torno. Vedete, questi sono tutti i telesismi magnitudo 8, 8, 1, 8, 4, 7, 7 come registrate, e chiaramente con questo calcolo dell'onda nelle basse frequenze, consideriamo noi 300 e 200 secondi, applicando, diciamo, il modello atteso in un riferimento molto semplice che è il frame, voglio dire, si può calcolare il sintetico. Vedete perfettamente come il segnale registrato dallo strain meters e il segnale teorico sono simili, quindi si fa la calibrazione. La cosa interessante è che con questi due metodi, già questa è una novità, avere due calibrazioni indipendenti, noi otteniamo gli stessi coefficienti come quelli della calibrazione mareale. Poi c'è un terzo metodo che vi dicevo, ci siamo un po' inventati noi, ci ha lavorato molto Giulio Taccorrenti assieme. L'idea viene da processi geodetici che si fanno, cioè in geodesia si inverte lo spostamento per avere la dilatazione areale. Qua abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo preso un array messo appositamente broadband, abbiamo tradotto la risposta di velocità in spostamento, dagli spostamenti dinamici ci calcoliamo lo strain dinamico e ce lo confrontiamo con lo strain misurato, e vedete che è la stessa cosa, quindi possiamo calibrare. La cosa anche qua molto interessante è che abbiamo un terzo metodo inventato da noi che, indipendentemente dagli altri due di confronto teorico, in modo diretto ci dà gli stessi coefficienti di calibrazione. Diventano delle calibrazioni molto, molto robuste. A nostra conoscenza, devo essere onesto, non conosciamo a livello mondiale strumenti strain meter calibrati con tre metodologie diverse come abbiamo fatto con questo strumento.
Vabbè, poi c'è il discorso del filtraggio, ma vorrei tornare più avanti perché ve lo farò vedere. Il problema è che noi abbiamo degli effetti molto forti della pressione, 10 alla meno 7, 10 alla meno 8, ma anche delle maree lunari dell'ordine 10 alla meno 9 che poi dobbiamo andare a rimuovere. Ma questo poi vi farò vedere degli esempi come rimuovendo poi riusciamo a tenere il segnale residuo, quello che è della sorgente primaria vulcanica, scusate, filtrato dalle componenti sia atmosferiche di pressione che delle maree, che eventualmente anche delle precipitazioni. Allora, finita questa premessa, io passerei a dei casi applicativi con tutti i risvolti sia di modellizzazione e comprensione dei processi associati che abbiamo dietro questi segnali. Parto con le fontane del 2011-2013 per i non addetti ai vulcani. Brevemente, le fontane di lava ne abbiamo avuto 44 in 2 anni, dal gennaio 2011 a dicembre 2013. Cosa sono? Sono fenomeni che durano poche ore, massimo 2 ore mediamente. Vedete, c'è una colonna di fuoco sostenuta a 300-600 metri. Questo però poi alimenta una colonna di cenere che arriva solitamente 8, 10, anche 12 km, e poi chiaramente c'è il problema, secondo i venti, del trasporto e della ricaduta. E ci sono in queste 2 ore associate dei piccoli lava flows. Quasi sempre, come è in azione il cratere di sud-est, viene alimentato, vedete, la valle del Bove. Vi faccio vedere qualche foto, ma insomma queste cose le conosciamo tutte. Chiaramente, pur essendo eventi piccoli, la problematica è grande, perché voi capite che dietro queste nubi c'è la ricaduta di cenere, ci sono paesi interi che vengono bloccati, ci sono poi disagi anche per la salute, sul discorso particelle, respirazione, ma c'è soprattutto qui il quarto aeroporto d'Italia, il più grande sotto Roma del Mezzogiorno, che è l'aeroporto internazionale di Catania, che viene bloccato. Insomma, immaginate bene, qua avete la foto, i disagi che provocano queste brevi ma frequenti fontane di lava. L'altra cosa interessante che voglio dire, perché poi ci torniamo su queste cose, è che comunque, anche se fenomeni molto piccoli e brevi, quelle delle fontane di lava buttano fuori, per la piccolezza della durata, tanti volumi. Guardate, ecco, questa è la morfologia come è cambiata. Vedete, tra il 2010, prima delle fontane, le 44, e il 2014, si forma proprio, che periodicamente, per un periodo fu chiamato nuovo suddetto cratere, un nuovo cratere, che vedete qua, questo prima non c'era, è tutto formato dai prodotti di ricaduta, quindi si va a formare un cono. E poi pensate a tutte le colate che vi ho fatto vedere prima, che si sovrappongono altri volumi. Torneremo su questo discorso dei volumi in modo un po' più dettagliato e approfondito. Ora, la cosa interessante è che prima dell'installazione degli stream meters, l'unico strumento ancora non messo abbastanza in profondità, si fermavano a pochi metri, che dava una certa precisione, erano i clinometri boreo. E vedete, c'è un tentativo durante una fontana di vedere una deflection, non chiarissimo, un po' sporco. C'è sicuramente il GPS, che ha una precisione 10 alla meno 3, non vedeva nulla. C'era la fontana e noi diciamo non c'è deformazione. Ecco, installiamo gli stream meters, siamo nel 2011, e questo è il segnale qualche giorno dopo l'installazione. Per noi fu una cosa quasi magica, sorprendente. Considerate, qua siamo a 10 km dal vulcano, questo sorprendente. E vedete com'è chiarissimo la variazione, un segnale pulitissimo. Però vi parlo in counts, poi vi farò vedere cosa corrisponde. E vedete com'è chiarissimo questo segnale, che rappresenta una decompressione, la discesa, quindi l'edificio si svuota perché sta uscendo materiale con la fontana di lava. C'è questa piccola deflation che inizia quando inizia la fontana, c'è un suo massimo durante la fontana, si azzera, finisce e riparte il trend. Questa è la Luna, sono i movimenti lunari, quindi stiamo nell'ordine di 10 alla meno 9, quando finisce l'episodio. Ripeto, siamo a 10 km di distanza e vediamo così bene perché abbiamo spinto la sensibilità. Però il segnale poi può dire tante altre cose. Ecco, vi faccio vedere cosa può fare vedere uno stream, può fare vedere la risposta a questo è il famoso evento drammatico di Sumatra, registra anche il magnitudo 7 dal Messico, e quella che prima vedevamo, io avevo rimandato, non è altro che la fontana di lava del 13 aprile. Quindi qua in un segnale vediamo tutto, dal telesisma dinamico, dal sisma grande alla fontana di lava.
La cosa interessante, che ora ci porta a fare le considerazioni sul modeling, è che tutte le fontane hanno praticamente lo stesso comportamento. Siamo nelle prime due stazioni, le più lontane, le prime installazioni ancora nel 2011-2012, e vedete che misuriamo 0,8 microstreni, addirittura 0,1, quindi 10-7 microstreni. Sempre stesso segno, stesso valore. Quindi c'è una sorgente abbastanza stabile. L'altra considerazione che ci interesserà per i volumi, e si vede bene nella 23 novembre 2013, che è l'evento più esplosivo di tutti, fu veramente impressionante questa fontana, e vedete, questa è l'altezza dedotta dalle telecamere. Vedete come praticamente lo strain va d'accordo con l'altezza, ma l'altezza è il sintomo della potenza. Più materiale viene fuori in modo potente, più c'è altezza chiaramente della fontana di lava. Qua siamo oltre 1 chilometro di fontana di lava, una cosa incredibile. E quindi c'è quest'altra conclusione che viene in questo lavoro molto importante, che poi vedremo come sarà utilizzato, che, utilizzata, scusate, che lo strain è estremamente sensibile al volume di amalgama che esce. Ma questo è anche intuitivo tutto sommato, cioè io butto fuori tanta massa, creo una deflection, una decompressione, lo vedo lo strain. In realtà le cose modellisticamente sono più complesse, perché se io ho una sorgente che implode, quella che mi alimenta la fontana, quindi c'è una forte decompressione che poi mi alimenta la fontana. Come vedete, io ho una zona in compressione e una zona più esterna in espansione o decompressione. Questo chiaramente dipende dal rapporto tra la distanza del mio punto di osservazione e la profondità della sorgente. E il grafico teorico dello per un mezzo così, come vedete qua in figura, molto semplice, omogeneo, superficie piana, e, se vedete lo strain normalizzato, è una curva molto semplice, però da questa curva si possono fare degli inferring, però perché senza entrare nel particolare, però questi sono i due punti, i due valori negativi alle due stazioni, Deji e Drupe, vedete che noi possiamo fare un inferring sul rapporto R su D e quindi calcolarci la D. E per esempio la prima informazione da un modello analitico così semplice è che la sorgente di questa decompressione, di questo centro di decompressione che mi crea la contrazione misurata, è sicuramente all'altezza del livello del mare. Ecco, questa per lettera fu un'informazione nuova. Allora, prima questa informazione, ma questa informazione è stata verificata anche in modi, diciamo, modellisticamente più sofisticati, perché se noi usiamo per esempio metodi ed elementi finiti in cui possiamo considerare sia la topografia, l'effetto top, che la eterogeneità del mezzo attraverso la tomografia sismica, le informazioni, viene fuori che anche qua per modellare quello che stiamo vedendo come strain abbiamo bisogno di una sorgente che si posiziona sempre a livello del mare, che fa una variazione di volume di 2 milioni. Se però noi consideriamo che il magma ha una sua compressibilità e ci facciamo dei conticini, sicuramente c'è un effetto della compressibilità di almeno mezzo milione. Quindi in questo lavoro, poi ci torneremo, si arriva a questa conclusione che diventerà un caposaldo per tanti ragionamenti, che le fontane che hanno tutte le stesse variazioni, che hanno tutte lo stesso strain, quindi hanno mediamente, come da modeling, circa una variazione di volume, la sorgente che decomprime, di 2 milioni e mezzo di metri cubi. Torneremo su questo numero. Vi prego, se è possibile, di fissarlo. Allora, la novità qua, che è una sorgente che decomprime e che mi produce il volume che io osservo emesso nella fontana di lava al livello del mare, è una novità, perché se noi andiamo a vedere in letteratura tutte le fasi di dilatazione dell'edificio quando c'è una ricarica o di una deflazione dell'edificio quando la lava esce e c'è una scarica, tutte le sorgenti, ci sono tanti articoli qua ne cito uno che può fare un riepilogo fino al 2004, sono comunque tutte le sorgenti che mi portano di compressione a dilatare l'edificio, e questo viene ben misurato nel lungo termine, ad esempio attraverso il GPS e poi attraverso l'inversione modellato, vedete, sono tutte qua, tra 5, 4, 5, 6 km sotto il livello del mare. Quindi è la prima volta, e qui inizia a cambiare un attimino la cosa, che noi assistiamo anche all'azione di una sorgente, di uno storage, che non è più intermedia a 5-6 km sotto il livello del mare, come tutti quelli,
modellizzate negli anni precedenti, le formazioni lente che mi hanno poi portato a grandi eruzioni, ma abbiamo una sorgente che alimenta le fontane che è a circa a livello del mare. Quindi attraverso gli strain già nel 2012 e 2013 inizia a uscire questa doppia nuova informazione. Le fontane buttano due fuori mediamente 2,5 milioni di metri cubi, cosa che sembrava tanto non veritiera a molti, e la sorgente dove si accumulano e poi viene messo questo volume è circa molto più superficiali delle precedenti, è piccola ed è a livello del mare. Volevo soltanto farvi vedere che poi c'è una fontana stranissima nel 2014 che crea una grande fessura, come se in un anno di sosta si fosse tutto un attimino più tappato, ci fosse un plug e ha avuto necessità di un esercizio di dislocazione prima di venire fuori la fontana. Ma la cosa interessante, vado veloce, è che prima della fontana è l'unica volta che noi vediamo una chiarissima, la vedete qua, compressione, soprattutto nelle stazioni sommitali, proprio che questo tentativo di aprire una dislocazione e poi avere la fontana. Però l'aspetto più importante, finita le fontane dal sud-est, questo fu un momento molto critico anche a livello di effetti sul territorio e relazioni con Protezione Civile, noi nelle prime settimane di dicembre 2015 all'improvviso si attiva il cratere Voragine. Vedete, questo è l'Etna, c'è un cratere centrale chiamato Voragine e poi ci sono altri crateri, tra cui quello sud-est delle fontane prima descritte. E qua la cosa fu abbastanza drammatica perché in due giorni abbiamo avuto quattro eventi, vedete la potenza di questi eventi. In passato ce n'erano stati, questo è un esempio per esempio del 1998, addirittura su Bopliniana, ma ora abbiamo in due giorni, con chiusura di aeroporto, disagi, paesi coperti dalla cenere, problemi alle strade e alla viabilità, quattro di questi eventi. Allora, veniamo un attimino alla problematica in cui lo strain è di grande aiuto. La prima è, ma dov'è questa sorgente? Ecco, come vedete, la stazione Montescavo stavolta è positiva rispetto alle altre fontane. Se noi usiamo quei modelli, questo implica una sorgente abbastanza più profonda, almeno 2-3 km. Quindi abbiamo un'informazione che è una sorgente diversa e abbiamo un'altra informazione, subito questo dalla prima fontana, che se noi tentiamo di fare un fit modellistico anche semplice, ma lo possiamo definire con elementi finiti o con un approccio numerico, stavolta già dalla prima fontana devono essere usciti almeno 8-9 milioni di metri cubi, cioè il triplo delle fontane ordinarie, e in effetti poi facendo il calcolo dei depositi, voglio dire, sia quelli in area craterica, depositi di materiale eruttato, sia quelle distali, i conti tornano. Quindi abbiamo un fenomeno nuovo subito su cui fare con poche misure di strain fare una definizione, sorgente più profonda, volume emessi. Ma c'è qua una grande domanda al secondo episodio, al terzo: quando finisce questa sequenza? Cioè avevamo questi giganteschi parossismi, tre in un giorno e mezzo, due giorni. Allora qua non è facile, non era facile dare la risposta, perché se noi andiamo a vedere il strumento principe che sempre aiuta l'osservatorio sia per il warning sia per il controllo dell'attività esplosiva, il tremore stavolta non è assolutamente chiaro. Se noi vedete, se noi guardiamo qua, addirittura sembra dall'ampiezza del tremore che non stiamo andando a finire una sequenza, vedete qua questa ampiezza. E quindi c'era un attimino un po' di perplessità, possibile questa sequenza così forte, così riavvicinata che non finisce. In realtà andiamo a guardare un attimino lo strain, tutte cose da usare anche in futuro. Invece lo strain fa vedere due cose fondamentali che davano una certa tranquillità, hanno contribuito alla tranquillità. Uno, il rapporto è sempre lo stesso di ampiezza, quindi questo vuol dire la sorgenza è sempre là, non c'è nessuna migrazione orizzontale che è sempre la cosa che preoccupa. I famosi dicchi che partono e poi la lava esce fuori in basso. Quindi non c'era questa situazione di penetrazione radiale, ma c'era una stessa sorgente che faceva questa sequenza. Ma la sequenza, seconda cosa, vedete, le ampiezze in entrambe le stazioni stanno decrescendo. Quindi dal punto di vista dello strain, qua la cosa sta andando a finire e di fatto finisce al quarto evento. Quindi lo strain, cosa che poi porteremo, vi farò vedere dopo anche in sala operativa, può diventare uno strumento per integrare informazioni e dare, come in questo caso, elementi di, tra virgolette, tranquillità, che da altri dati, diciamo, non si rivelerebbe, ecco. Ma
L'Etna è stranissima, molto varia, quindi noi passiamo da queste mega attività di parossismi e fontane, passiamo a una cosa molto strana, picco di overflow nel 2017, eravamo in continuazione nel versante sud, un po' di attività stromboliana colatine. Allora, questa non è una cosa preoccupante, però c'è un però. Scusate. Questo è il versante sud, dove c'è il polo turistico, ci sono degli impianti, c'è il famoso rifugio Sapienza qua con tutto il polo, c'è la strada delle jeep per i turisti, ci sono tutti i turisti. Nel periodo primaverile avere tutti questi overflow e non capire quando iniziavano e quando finivano, chiaramente un qualche disagio lo crea. Si può cercare di capire quando sta per iniziare il fenomeno, se sta finendo? Bene, la risposta è ancora una volta, considerato che altre tecniche non sono in grado di rilevare le micro variazioni deformative associate, la risposta sta nello strain. E qui anche il discorso del filtraggio che vi avevo prima rimandato. Vedete, questo è un segnale di strain a 10 km, in cui vedete le maree, in cui ci sono delle variazioni che essenzialmente sono gli effetti barometrici della pressione atmosferica. Se noi riusciamo a, come si riesce a fare con vari programmi, a levare sia il contributo mareale, sia il contributo della pressione atmosferica, questo in basso che vedete è il segnale residuo, che vedete perfettamente, questa è l'attività effusiva di piccoli overflows, che noi quando c'è l'eruzione c'è una contrazione, scusate, c'è un'espansione, voglio dire, poi c'è la ricarica, compressione, poi c'è di nuovo, noi riusciamo a seguire qua anche 10 alla meno 7, 10 alla meno 8, il micro respiro del vulcano che sta caricando, e arriverà a un punto quando inverte che esce la lava, inizia a uscire la lava e lui si svuota, e quindi riusciamo, a filtrando questo segnale, a misurare, cosa no, non banale, i piccoli submicro cicli di carica e scarica di questa modesta attività, ma pericolosa per la situazione contingente in cui va a trovarsi. Allora, passo invece a un grande evento, quelli classici che fanno più paura, che è quello del 24 dicembre 2018. Qua abbiamo all'improvviso una violenta intrusione. L'intrusione è quando la lava non utilizza più il condotto, diciamo per non dire che la vulcanologia, ma si apre la strada con un processo tensile dislocativo violento, quindi apre decine di centimetri, anche metri, e provoca grossissime deformazioni che tutti registriamo con tutti gli strumenti. Però quello diventa un canale preferenziale per alimentare quello svuotamento della lava e alimentare grandi eruzioni. Quindi fanno sempre molto paura le intrusioni, che però sono, ripeto, accompagnate da sismicità, deformazioni evidenti. Vi faccio capire come, per esempio, lo strumento principe diventa il GPS. Qua da questo pattern del GPS è chiarissimo quello che sta succedendo. Vedete il giallo? C'è un'intrusione che spinge, allarga, sposta tutte cose, con dei pattern che sono classici da meccanismi tensili. Chiaramente lo strain è molto preciso quando c'è un'intrusione, come vedete qua, i segnali sono di una chiarezza più che estrema, voglio dire. Però ci sono anche qua delle cose importanti che servono tantissimo. E quali sono queste cose? Come vedete, l'eruzione inizia alle 11:10, ma ci sono, volevo dirvi, le misure, per esempio il GPS, iniziano ad essere chiare alle 9:50, ma noi già alle 8:30 è chiarissimo, questo è un boreol tilt, e questo che vedete in rosso è un boreol preso nel fianco decimo, sono tutte quante molto chiare. Già noi alle 8:30 è chiarissimo la variazione. E se andiamo a vedere, vedete tra le 8:30 e 9:50 che variazione abbiamo? L'eruzione sarà alle 11:10, quindi abbiamo quasi 2 ore e mezza di warning. Questi sono concetti che poi abbiamo preso e, come vedrete, li abbiamo provati a portare con utilità per la sala operativa. Quindi questo diventa più che altro uno strumento importantissimo per il warning. E con un'altra caratteristica, io stavolta i segnali non ce li ho in decompressione, ma ce l'ho in compressione perché ho un esercizio tensile di un dico che sta entrando dentro il vulcano, e quindi io ho due elementi fondamentali qua, fortissimi, peraltro 2 ore e mezza prima dell'eruzione, che c'è il warning dalle variazioni e che c'è la tipologia definita, cioè di fenomeni in atto, che è quello di un dico, non è una fontana.
2 ore e mezza prima non è poco queste informazioni. Quindi questi due, dell'early warning e modeling, cioè qual è il tempo prima, 2 ore e mezza, e qual è la sorgente, stavolta un dico, sono poi aspetti fondamentali che vedremo, abbiamo anche trasportato a servizio della sala operativa. Però voglio anche dire per onestà che effettivamente soltanto lo strain non è che può spingersi modellisticamente, necessariamente c'è bisogno, e quella sempre la via attuale del futuro, l'integrazione dati. E questo è un bellissimo esempio di integrazione di dati real time, rivisti dati in continuo che vengono fuori dal GNSS, dal GPS, dal Boreal Strain Meters, Boreal Tilt Meters, dove si vede che alla fine riusciamo, questo processo che è stato molto complesso, a codificarlo, a capirlo, anche se a posteriori, perché abbiamo nella giornata del 24 un licco che parte proprio dalla zona di accumulo delle fontane. Vedete, questo che si divide, diciamo, in due parti, sale e poi si allunga. Tutti, diciamo, i dettagli sono nel lavoro qui citato, e poi il secondo giorno, e questo è quello che crea la fessura eruttiva, che però emette poco volume. Il secondo giorno parte il grande dicco, che è anche ben visto qua dal GPS, che fortunatamente si ferma prima di arrivare in superficie. Quindi, in effetti, questa è una prima eruzione con la seconda grande eruzione attesa poi abortita. È una cosa molto interessante. E ora vorrei concludere, prima di passare all'ultima parte, sul discorso dei volumi e sulle sfide future, con quello che è successo quest'anno, nel 2021, che poi era l'argomento per cui mi avevi invitato Pier Giorgio, ma io gli ho subito detto che volevo estendere la panoramica. E come vedete, quest'anno, dal 2018 al tutto il 2020, c'è una inflation, qua non ve la sto mostrando, ma è visibile nel report dell'edificio, quindi l'edificio sta caricando. Qua c'è stato un... Abbiamo anche discusso perché, secondo me, come più volte detto, era chiaro che c'era un trasferimento di massa notevole che doveva uscire fuori, e poi vi dirò quanto era, lo vedremo nelle prossime slide. E in effetti poi a fine anno, dal 13 dicembre al 23 ottobre, quindi fine mesi scorsi, noi abbiamo avuto oltre 60 fontane di lava. Abbiamo avuto un primo ciclo ravvicinato di 23 fontane di lava fino al 31 marzo, poi ha ripreso durante l'estate a metà giugno, ha finito l'ultima, mi pare era il 62esimo episodio, da quelli contati attraverso lo strain, che è una cosa abbastanza, perché prima vi ricordo, vi ho fatto vedere 44 episodi 2011-2013, quindi in 2 anni 44, qua anche questo è da attenzionare perché poi ci sarebbero delle interpretazioni da fare, qua abbiamo 62 episodi però in 10 mesi. Allora, passiamo al segnale. Qua vedete il segnale delle stazioni. Purtroppo Pizzineri era non funzionante ed era sotto la neve, non era possibile raggiungerle e manutenzionarle in quel periodo. Vedete, il segnale è chiarissimo. Il segnale, vedete tutti in questo segnale. Abbiamo, vedete, qua una compressione. Il magma che sta entrando spinge, c'è una compressione nello strain. Questa compressione dura e poi inizia la fase di fontane. Quando inizia la fase di fontane, vedete che il segnale non solo mi ha fatto vedere nel medio termine quello che sta succedendo, ma nel breve termine vedo le ricariche. Guardate, qua siamo scala totale 0,1, qua siamo 10 alla meno 7, meno 8 stiamo parlando come grandezza. Io vedo la compressione e vedo lo scarico durante la fontana di lava, e in più, durante tutte queste fontane ravvicinate, vedo tutta la decompressione dell'edificio. Quindi ho tante informazioni nel medio termine, nel breve termine, prima, durante le fontane, durante le stesse fontane ravvicinate. Però, oltre a questo fatto, la cosa importante, secondo me, è che lo strain mette ben in luce quello che è il punto, il momento di svolta. Cioè, noi sull'Etna abbiamo tanti, spesso, sciami sismici, ma non tutti, voglio dire, provocano deformazioni, perché magari sono un assestamento di strutture lontane. Quando abbiamo uno strain tensile, vuol dire che c'è l'intrusione, cioè io ho uno sciama risposta di un meccanismo tensile, che è la lava che spinge e apre. Questo è molto importante perché porta
a tipologie di periodi eruttivi. E qua abbiamo questo, qua il 19 dicembre, diciamo, abbiamo uno sciame, e vedete com'è chiaro, però qua siamo in una scala, sempre ripeto, può vedere lo stream meters, questa cosa di 10 alla meno 7, 10 alla meno 8, che ha variazioni in compressione, quindi meccanismo tensile. Se andiamo a fare un modeling, vedrete che il dico vincolato dalla misura di strain è quello che cade dove c'è lo sciame sismico. Quindi siamo in presenza di uno sciame sismico, ma da meccanismo tensile. Quindi qua c'è la svolta, qua sta entrando il magma, è chiarissimo questo dal punto di vista deformativo. E quindi, diciamo, a questo punto il quadro che vi ho dato prima, qua grazie allo strain si completa ulteriormente. Io ho una sorgente US1 che è la classica sorgente che lentamente mi ha deformato l'edificio, me l'ha fatta allargare, la posso vincolare col GPS che lo rileva preciso. Questo succede dal 2018-2020. Dopodiché il momento di svolta è questo qua, dopo questo, il 19, con questo sciame, cioè questa intrusione si libera la via che mi alimenterà le fontane, e le fontane, che poi sono queste che vedete qua, io le posso modellizzare sempre nella stessa posizione con una sorgente che carica e scarica circa il livello del mare. Immaginiamola come una piccola valvola di sfogo, cioè ho questa sorgente primaria che è quella, il grande storage intermedio che riesce a accumulare magma e deformarmi l'edificio. Quando c'è la migrazione riesce a lavorarmi questa valvoletta più superficiale. Questa era dall'infering, era soltanto, era un, tutto sommato un piccolo dico, viene fuori una larghezza tensile di 30 cm. Ora, prima di passare alle conclusioni, Pier Giorgio, sono in tempo? Come vado come tempo? Scusami se interrompo. Sandro, sono le 4:15, tre quarti d'ora. Perfetto, perfetto. Mi prendo ancora 10 minuti. Allora, Alessandro, sì? Alessandro, mi raccomando, cerchiamo, perché se no andiamo fuori quei tempi. Sì, mi prendo, posso prendere altri 10 minuti? Sì, sì, tranquillo. Ah, vabbè. Allora, qua c'è un punto fondamentale, mi servono 5 minuti, perché a noi è servito tantissimo anche durante le eruzioni, e quindi, e che viene fuori dallo strain. La domanda è che, il punto è che, vedete, se a posteriori viene calcolato il volume medio emesso dalle fontane, o attraverso la somma dei prodotti piroclastici, diciamo con tecniche fotogrammetriche, e attraverso il modeling delle colate, quindi si somma, noi abbiamo che mediamente il volume delle fontane 2011-2013 è stato di 2,5 milioni. Ora, come avete visto, e vi pregavo di ricordare, dal modeling semplice dello strain viene fuori lo stesso numero, quindi è il modeling da un numero molto forte. Noi abbiamo detto queste cose subito, nel 2012 sembravano numeri eccessivi, perché viene fuori, secondo questi numeri che subito diede fuori lo strain, che per 44 fontane, allora dovremmo avere 110 milioni di metri cubi, che sarebbe una grande eruzione dell'Etna. Dice, non è possibile che le fontane danno una grande eruzione. Questo è importante perché significa un grande riequilibrio. In realtà, tempo dopo, vedete, attraverso metodi certi di confronto DEM, qua c'è il lavoro di riferimento, viene fuori che il volume totale 110-115 è quello già previsto dagli stream meters, quindi molto posteriore. Quindi alla fine è verificato questo discorso che lo strain è un grande e potente, affidabile mezzo anche per stimare, ma anche in modo continuo, veloce, in real time, il volume totale eruttato. Ma questo ha altre implicazioni, perché se noi prendiamo la storia dell'Etna, misurata attraverso misure satellitari volumi negli ultimi 40 anni, viene fuori una cosa molto forte, che l'Etna continua sempre a eruttare sotto una legge lineare definita steady state, dove erutta mediamente 24 milioni di metri cubi l'anno. Questo è il comportamento in questi 50 anni, è questo. L'Etna si può fermare un attimo, poi farà più lava con questo steady state. Allora, questo criterio io e Sonia Calvari già l'abbiamo usato in un lavoro, vedete, usando la curva teorica, eravamo in pieno fontana 2011-2013, noi a settembre 2013, vedendo che stavo andando verso un riequilibrio, ma era giunto, quando scrivevamo era qua, abbiamo scritto che il processo sarebbe andato a finire con un massimo di altre 4-5 fontane. In realtà, tra ottobre, quando noi abbiamo scritto questa cosa, e dicembre, quando poi è finito tutto, ci sono state proprio 6 fontane. Quindi noi l'abbiamo messa là, però questa cosa è molto forte e permette di valutare, avere il polso su qual è
lo stato di equilibrio dei vulcani in termini di magma che lui ha accumulato e che lui deve eruttare. Questo l'abbiamo anche utilizzato, diciamo, di recente, perché se noi vediamo il grafico, ripeto, questi sono volumi affidabili calcolati in real time dallo strain tarato, come vi ho detto prima. Vedete, questa è la curva da post-ultima eruzione 2009 effusiva grande ripresa, potete vedere due concetti fondamentali. Il primo, che dal 2017, vedete, c'è stata l'eruzione 2018 che stranamente ha buttato poco volume, e quindi io ho creato qua un disequilibrio tra volumi attesi dalla storia dell'Etna degli ultimi 50 anni e situazione a fine 2020, che era 100 milioni di metri cubi. Quindi era chiarissimo che c'era un disequilibrio, era chiarissimo la posizione di molti di noi che dicevano che questo magma doveva venire fuori. In realtà, come vedete fuori, il magma è venuto fuori attraverso 62 fontane di lava. Quindi qua c'è un ulteriore elemento in più, molto importante anche in termini di protezione civile, perché quando a settembre-ottobre continuano le ultime fontane e ci viene chiesto ma com'è il processo, continuerà ancora? No, non continuerà, si sta per esaurire perché stiamo raggiungendo l'equilibrio dello steady state, così è stato, l'equilibrio vedete raggiunto, l'ultima fontana è quella del 23 ottobre. Soltanto a completamento vorrei fare notare che in questi 10 mesi del 2021, attraverso le fontane che hanno riequilibrato il sistema e quindi si traducono in una perfetta modalità eruttiva di riequilibrio dello stato del vulcano, sono stati eruttati circa 100 milioni di metri cubi, una bellissima eruzione di fianco equivalente. Allora vi faccio vedere soltanto ultime poche slide, la sfida che abbiamo appena chiuso era quella dell'allegato B, è una sfida futura molto di proiezione in corso. La sfida che abbiamo appena chiuso era quella di prendere una stazione la più robusta a Ruvolo, sia per l'alta sensibilità, sia perché calibrata con differenze tecniche, sia perché quando c'è neve o brutto tempo è la più vicina da raggiungere e quindi possiamo mantenere la continuità del dato, e abbiamo creato il trattamento, il filtraggio in real time per sala operativa. Il problema qual è? Che tutti i software essenzialmente sono previsti per fare dei trattamenti e delle analisi offline. Uno si prende il suo spezzone, se lo analizza, rimuove maree, tutte cose, c'è il segnale filtrato. Questo chiaramente per motivi di sorveglianza non va bene, allora è stato modificato il codice, sono stati ottimizzati i parametri, sono stati fatti test sulla validità di questi parametri, e alla fine è stato, attraverso questo, diciamo, il lavoro di riferimento alla sottomesso, mandato il segnale in sala operativa in near real time. Ecco, vedete questo qua, questo è un segnale acquisito dove ci sono le altissima precisione, questo è 10 alla meno 8, come vedete c'è di tutto dentro le maree, viene ripulito in near real time in una piccola finestra che gli serve per fare la sua computazione, quindi abbiamo un ritardo di qualche minuto, e qua vedete come il segnale è ripulito in sala operativa, questo in torpetto si può, tutti i turisti e tutto il personale lo può vedere, potete vedere chiaramente sia quando c'è una fase di compressione, quando c'è la fontana scarica, ricarica, scarica, avete il pozzo, perfino qua siamo dell'ordine 10 alla meno 9, voglio dire abbiamo piccole fontanelle, questo forse che è attività stromboliana, quindi in questo segnale vedete tutte cose in termini di carica, scarica, medio termine, breve termine. E vorrei ora soltanto passo l'ultima slide, invece le sfide del futuro. Abbiamo un progetto del Future Emerging Technology categoria FET europeo, si chiama SIC Nano for Picogeo, dove attraverso l'uso di un materiale che ai tempi quando abbiamo proposto 3 anni fa il progetto, ora siamo al secondo anno, era totalmente innovativo, il silicio di carburo. Devo dire che ora ci sono molte, diciamo, applicazioni che stanno utilizzando il silicio di carburo. Dallo schema costruttivo di questo strumento noi andiamo ad arrivare un ordine superiore agli usuali strain. Noi miriamo ad avere una precisione di 10 alla meno 12. Chiaramente una precisione maggiore utilizzata, poi vedremo come, se in pozzi più profondi, in situazioni più, ancora più silenziose, aumenta la sensibilità e quindi aumenta le performance di un potenziale monitoraggio di eccellenza. E gli altri due aspetti che voglio segnalare dietro questa sfida del futuro è che questi strain meter, una volta messi in produzione, costeranno poco. Voglio dire, qua poi il sensore costerà decine di euro, certo c'è la perforazione, rispetto alle decine di migliaia, se non
centinaia di migliaia di uno strumento attuale che sarebbe anche meno preciso, e che una volta che abbiamo questi strumenti, e chiaramente noi possiamo fare sia più mettere strumenti verticalmente, il profilo verticalmente, sia metterne più per ridondanza, quindi comunque avremmo una sicurezza. Quindi questa è un po' la visione del futuro degli stream meters. Vi dico subito che tra l'anno scorso e quest'anno sull'Etna sono già state fatte due perforazioni di 200 metri, perché avremo di tre test site di questo nuovo strumento sull'Etna, e utilizzeremo anche un pozzo largo che era stato negli anni 70 fatto per prelievo d'acqua che arriva a una profondità sull'Etna di 130 metri, peraltro vicino alla faglia della Pernicana, che è la faglia con maggiore movimento sull'Etna. Mi vorrei fermare qua, però ecco, chiunque fosse interessato a avere sul principio di funzionamento quello che stiamo facendo in questo progetto, qua c'è il sito, brevemente, io lo chiamo sempre Picogeo. Chiaramente sono stato molto veloce, sono le 5 e tutto qua, chiaramente quello che vi ho detto, se qualcuno, visto che è registrato, avesse curiosità di vedere qualche dettaglio delle tante cose che sono state dette, qua c'è una parte di lavori selezionati tra il 2013 e il 2021, sempre riguardanti strain e applicazione dello strain. E vorrei concludere con la mia solita slide del ricercatore felice, che è questa qua, ecco, una bellissima fontana, ci stiamo sciando sotto. Grazie. Grazie Alessandro, grazie per essere stato nei tempi e per la presentazione interessante e chiara. Io lascerei spazio alle domande, se ci sono. Io c'avrei una domanda. Vai Gianni. Allora, beh, innanzitutto complimenti, è molto chiaro, bello, veramente molto interessante. E, soprattutto questo aspetto di questa sorgente, diciamo, a livello del mare, che sembra che controlli tutte queste fontane. Ora, quello che mi chiedo è, questa sorgente a livello del mare, che si vede bene dal dilatometro, diciamo dall'inversione del dilatometro, che si gonfia e si sgonfia, quindi c'è una parte di inflazione e deflazione, crea anche microsismicità, eventualmente la microsismicità, la localizzazione dei microsismi è compatibile con questa profondità a livello del mare? Ma guarda, se vai a vedere sia la localizzazione del tremore, sia la localizzazione del tremore, sia dell'infrasonico, in realtà non sono così localizzati, perché comunque con i fluidi c'è tutta una vibrazione e tu c'hai, diciamo, se vai a vedere la localizzazione del tremore, dell'infrasonico, diciamo dal livello del mare la parte si estende di più la loro localizzazione. Però là stai misurando, come dire, una vibrazione dinamica di una parte del condotto. Quello che vede lo strain è proprio una sorgente in cui c'è un piccolo storage che va in compressione e poi c'è la fontana e va in decompressione, quindi stai vedendo forse due oggetti diversi. Ok, grazie, ok, chiaro. Avrei una domanda anch'io, se posso. Certo, Paolo. Sempre abbastanza collegato, intanto anche da parte mia complimenti, insomma, veramente bello, veramente grazie, grandi dati. Io sono un fan dei dilatometri e degli strain meters da un bel po', insomma, quindi sono convinto che siano strumenti eccezionali. E coprono cose che veramente, informazioni sul range che veramente mancavano, e spero che da questi dati ancora di più si riesca a coprire questi nuovi di frequenza e a capirne parecchio di più. La domanda in questo caso è sempre legata a questa sorgente a zero, che a zero metri sul livello del mare più o meno, insomma, che si gonfia e si sgonfia. Quindi se si gonfia e si sgonfia, immagino che sia in qualche maniera in connessione con sorgenti più profonde che la caricano periodicamente. Ora, infatti, secondo me la semplificazione di avere questo oggetto, che comunque se lo fai gonfiare e sgonfiare, in prima approssimazione tu simuli quello che vede lo strain, è una semplificazione. In realtà, e questa secondo me è la sfida del futuro, oltre che l'accoppiamento fluido rocce, spesso con Gianni ne abbiamo parlato, che è un altro problema, perché io qua sto facendo dei modeling statici, la parte, diciamo, fluido dinamica non viene considerata, è comunque un limite. Quello che dici tu è molto corretto ed è il futuro, cioè questa
valvola di sfogo in realtà è sia in connessione sotto, sia il magma sopra lungo il condotto. Quindi diciamo sicuramente e il condotto poi durante la fondana anche lui dà, anche se ci sono dei modelli molto chiari, mi riferisco a Bonaccorso Davis, che fanno vedere il roll off dell'effetto del condotto, quindi lo puoi considerare anche secondario, però c'è. Allora, tutta questa analisi delle sorgenti unificate, secondo me, è una sfida del futuro. Ecco, infatti la mia questione è esattamente questa, nel senso che se ci sono queste sorgenti profonde che sono connesse con questa superficiale, considerando anche che più si va in profondità, più in generale il magma diventa incomprimibile, perché c'ha meno volatili dentro, certo. Quindi significa che piccole variazioni di massa poi hanno effetti maggiori sulla pressione. Allora io mi aspetterei che una sorgente superficiale che si aumenta e diminuisce la sua pressione in qualche maniera debba essere accompagnata a una sorgente profonda che anch'essa aumenta e diminuisce la sua pressione. E essendo profonda... Paolo, lo è, e questa è la sfida del futuro. Finora sono state sull'Etna analizzate in tempi molto lenti ricariche molto grandi che sono confinate là a 5-6 km. Questo lo vediamo benissimo, ci sono centinaia, decine di lavori. Ma nei dati... Ora, durante le fontane è venuto fuori che questo non va bene, hai necessità di questa sorgente, e quindi abbiamo focalizzato su questa sorgente. È chiaro quello che dici tu ed è la sfida del futuro. Queste cose sono connesse e ci vorrebbe, come dire, un avanzamento modellistico per unificare questo processo. Cioè la palletta piccola al livello del mare non è che poi è separata, come dici tu. No, sì, allora, diciamo, io, noi queste cose naturalmente dai modelli che facciamo le vediamo, anche per questo te lo dico, no? Sì, no, ma infatti sarà molto, poi vediamo il segnale che si... E la domanda è proprio questa, gli strain meters, visto che ce n'è una serie a varie distanze, anche dal vulcano, e che, quindi in qualche maniera, insomma, da queste potete ricostruire anche segnali a diversa profondità, no? Segnali quindi con una lunghezza d'onda superficiale maggiore o minore, quindi in prima battuta... Sì, soprattutto però per gli eventi veloci, per gli eventi che prendono mesi, ho levato qualche slide, ci posso... No, la domanda è proprio sugli eventi veloci, sugli eventi che durano ore, giorni, voi vedete mai questo accoppiamento di sorgenti? E questa è la domanda interessante. Cioè si riesce a distinguere... No, io non lo potrei escludere dai dati che vediamo e modellizziamo, non lo vediamo, quantomeno ci basta la sorgente superficiale. Sì, sì, sì. Dovremmo fare un'analisi mirata a questo. Voglio dire. Va bene, dai, grazie. No, è veramente interessante. Ci sarebbe Patrizia prima, però... Sì, c'è Patrizia. Ok, allora, Patrizia. Vado? Sì. Oddio. Io ti sento. Mi sentite? Sì, grazie. Senti, io facendo anche un confronto, diciamo, con il sistema di Stromboli, ti volevo chiedere quanto, diciamo, i processi di deformazione che coinvolgono la, cioè, come sorgente, hanno come sorgente la sorgente quella superficiale, possono essere associate anche ad eventi di degassamento. Cioè, perché chiaramente in questi magmi 3 chilometri è un punto dove può effettivamente incominciare un degassamento che aumenta il volume di un magma che può fermarsi più o meno in quella posizione, almeno, ripeto, facendo riferimento anche a modelli che sono stati pubblicati ultimamente su Stromboli. Chiaramente... Io dunque ti faccio questa domanda perché non ho una risposta prima. Quei 2 milioni e mezzo di metri cubi di prodotti sono di prodotti o di magma emesso? Allora, i 2 milioni e mezzo è il per allora. Rispondendo degassamento, non lo so, e secondo me no, quello di cui siamo certi è che gli stream meters vedono la massa che esce fuori. Se tu levi massa, anzi più velocemente la levi, più hai tu una decompressione. E loro, piccola quanto sia, la vedono, chiarissimo. Poi può uscire un minimo di lava, hai comunque una decompressione. Quindi loro misurano bene, il discorso dei volumi, la massa che esce, massa totale. Se esce massa, un milione e mezzo, è un milione e mezzo di... Il totale è uscito 2 milioni e mezzo e loro vedono questi 2 milioni e mezzo che è uscito. Ok, quindi si parla proprio di massa di materiale. Perfetto. Infatti, grazie. In questo conto, la sorgente, non so se visto dal modello, e poi è tornato tutto, la sorgente, il delta V,
che spieghi i dati è 2 milioni, però in realtà c'è la compressibilità, il discorso che faceva anche Paolo, che a livello del mare è ancora abbastanza evidente, che se tu con i parametrini gli elementi ti viene almeno un altro 0,5 e ti viene fuori questo 2 milioni e mezzo che poi funziona, come vi ho fatto vedere. Va bene, grazie. Ci sono Flora e poi Gianni. Sì, allora, intanto complimenti Alessandro, veramente molto interessante, molto bello e istruttivo il seminario. E volevo chiedere una cosa, questa sorgente che vedete a quota zero più o meno a livello del mare, potrebbe essere anche con una geometria tipo SIL o deve essere una sorgente isotropa? E poi Io vi consiglio di vedere, perché quando l'abbiamo detto noi, io vi consiglio poi per fare ulteriori ragionamenti, che a me ha fatto molto piacere, è uscito un lavoro di tomografia, tra l'altro l'autore, il primo autore è, aiutatemi qualcuno, c'è anche il nostro presidente tra gli autori, c'è Chiarabba, dove si vede perfettamente che prima del 2018 non si vede questa anomalia e poi c'è ora durante le fontane, l'inizio della fontana, questa anomalia messa là a livello del mare, che proprio sembra la palletta che vi ho fatto vedere io. Quindi sicuramente questa sorgente là, ora la vede anche, che è una cosa interessantissima secondo me, la tomografia sismica, io ho dimenticato di mettere questa slide, chiedo scusa, quindi la palletta che è questa anomalia, che loro interpretano anche loro come l'accumulo, visto il contrasto tomografico come zona di volume, molto piccola e molto là. Quindi è abbastanza isotropa come geometria di sorgente. Sì, non una... devo... E poi volevo chiedere se c'è un'attività di eventi tipo VLP concomitanti a questi episodi di fontanamento. Ma lo sai qual è il problema? Che là c'è il tremore che copre troppo tutto. Là ci vorrebbe un'analisi che non sono in grado di fare io, insomma... forse il campo più tuo, Flora, anzi, di riuscire poi a separare i contributi VLP dall'alta frequenza del tremore che copre tutto. Se riuscisse a fare questa cosa sarebbe bellissimo. È un po' quello che cerchiamo di fare noi, levando il contributo mareale, per cercare poi di avere il segnale efficace. Là c'è tutte cose dentro, se si riuscisse un attimino a... Però ecco, lascio i sismologi. Va bene, grazie. Se possono, io volevo un po' commentare quella cosa che ha detto anche Paolo, cioè chiaramente tu hai fatto vedere anche delle frange di interferenza, no, che fanno pensare a larga scala, quindi fanno pensare appunto all'esistenza di una sorgente di deformazione anche profonda, che potrebbe essere quella che poi... Di quella siamo sicuri, perché ci torno dietro. Esatto, questa... è stata modellizzata tante volte durante i periodi però lunghi di ricarica. Allora, questo accoppiamento, chiaramente se il volume della sorgente piccola viene tolto dalla sorgente grande, la variazione relativa del volume della sorgente grande è piccola, quindi il segnale mi aspetto sia molto piccolo. Quindi diciamo quindi io penso che togliere... Il messaggio che volevo dare qua, Gianni, che se ti può aiutare a fare qualche ulteriore riflessione, è che fino al 2011 noi siamo stati abituati a vedere queste cose. Vedi, questo per esempio è il 94-97 che poi porterà alle grandi eruzioni 2001, ci sono 5-6 anni di ricarica e poi avremo le grandi eruzioni 2001-2002. Tu vedi dalle frange, ma vedi anche dai vettori GPS, questi sono 10 cm, che tutto l'edificio si deforma. Noi siamo stati abituati a vedere queste cose prima delle fontane, quelle 2011 ora. Siamo abituati a questo tipo di deformazione, l'edificio gonfia, ci sarà l'eruzione, il dico che entra laterale, verticale, poi lo modellizziamo perché quando entra il dico farà ulteriore deformazione grossa. Vedete queste cose. Questi pattern si possono modellizzare, qua ci sono tanti periodi diversi, puoi vedere per esempio questo 94-97 e 5, qua la sorgente si mette a 5-6 km. Noi siamo stati abituati sempre a vedere queste, ma sono sorgenti, anche perché più profonde, quindi con pressione di confinamento, che riescono ad accumulare variazioni di pressione, quindi anche variazioni di volume notevoli, che deformano, qua siamo decine di centimetri, vedete con il GPS. La sorgente che ti faccio vedere dopo, invece quella delle fontane, è una cosa piccolina che se non c'era lo stream nessuno riusciva a vincolarla. Non so se sono chiaro. Certo, certo. No, ma quello che mi chiedo, cioè la deformazione, diciamo quella grande, a larga scala,
Sì. Questo volume in cui si è gonfiato il vulcano prima ancora che forse entri in azione la sorgente piccola, molto di più. Questo volume si va a intrudere nella sorgente piccola, cioè qual è il rapporto tra i volumi, diciamo, di crescita del volume di tutto l'Etna in questa immagine rispetto a quanto si gonfia? Allora, queste sono toste da scoprire, però se tu vedi, queste sono proprio le sfide, perché ora non stiamo, le fontane è una cosa recente. Però il segnale anche qua ti dice tante cose, io non ti vorrei dire tutti gli studi che ci abbiamo aperti in progress, perché qua ci vorrebbero altre interpretazioni. Ma guarda che bello qua, tu c'hai la sorgente profonda, lo vedi? Sì, sì. E sta comunque caricando, caricava da prima. Poi quando c'è la valvoletta, cioè da un lato hai il gonfia e sgonfia delle fontane, dall'altro hai questo trend, io questo, scusa, qua c'è un misto della valvoletta ma anche della sorgente profonda che dici tu che sta sgonfiando, sono chiaro? Certo, no, ottimo, veramente bellissimo. E questo deve essere investigato, cioè qua c'è la sorgente profonda che sta lavorando in compressione, qua c'è le fontane singole, la valvoletta gonfia, sgonfia, gonfia, sgonfia, qua nel medio termine c'è sia la valvoletta che di nuovo il magma totale che sta uscendo e che mi fa sgonfiare la sorgente profonda. Non so se sono chiaro. Molto bello e tra l'altro... È talmente bello che insomma si ci arriva guardando il segnale a queste cose, non c'è mai. No, veramente bisogno. Complimenti, molto, veramente bello. E anche apre anche altri studi, molti studi. Infatti. Lo studio secondo me nel futuro, questo può interessare a te, può interessare. Insomma, noi abbiamo parlato tante volte di cose simili vicine. Ora è capire l'accoppiamento di queste sorgenti. Se poi si riuscisse a capire l'accoppiamento di queste sorgenti, non solo in modo statico, ma anche in modo dinamico, con la fluidodinamica, sarebbe secondo me bingo, sarebbe una cosa bellissima. Però bisogna investire. È esattamente quello che facciamo, nel senso che simuliamo più sorgenti. Allora, quello puoi fare con i dati, con l'inferno delle sorgenti, senza inventare nulla, non so se sono chiaro. Sì, certo. Però cioè, voglio dire, dal punto di vista realistico, questo approccio qui con più sorgenti collegate tra loro, e questo è quello che insomma che perseguiamo da un po', con una serie di risultati che poi insomma sono quelli che mi ispiravano le questioni e le domande che ti ponevo prima. E ora si tratta, io diciamo qua comunque ci possiamo sentire, secondo me di calare queste vostre cose in una situazione reale. Allora, le sorgenti dove sono te le ho fatte vedere, il, diciamo, gli sforzi, lo strength che producono li stai vedendo, quindi ora si tratta di calare certi modelli che potrebbero essere come teorici anche distanti dalla realtà, invece vincolarli e calarli nella realtà, quello sarebbe un bel passo. Sono pienamente d'accordo, infatti come sai, insomma, già un po' di tempo fa ti avevo chiamato per parlare di queste stesse cose, insomma. Posso velocissimamente commentare questi risultati? Grazie mille Sandro, veramente bellissimo. Li conosci, l'abbiamo visto tante volte, però devo dire che è stato molto bello vederle tutte assieme in un unico discorso, ottimo. Ma semplicemente per ricordare una cosa, che questo, la potenza di questo strumento adesso è proprio quello di... accorciare l'analisi su finestre temporali relativamente più piccole, più brevi. Questa valvoletta, questa palletta che tu hai, come l'hai chiamata, che si individua molto bene dal dato di dato metrico. Talvolta col SAR, in casi particolarmente fortunati, non voglio dire si è vista, ma si è intuita. Ora non c'è qua Francesco, pensavo ci fosse, ma non è tra i presenti. Si è intuita, però con difficoltà legate proprio alla tecnica di misura, che sono le difficoltà dovute al rapporto segnale-rumore nel SAR. E quindi magari il SAR la vede quando ci sono due o tre fontane che si sommano e quindi vede un segno un po' più lungo. Sì, no, in alcuni casi sono stati anche fortunato di vederla sull'evento singolo, ma come dicevo prima, vederla barra intuirla, perché poi ti vengono tanti dubbi sul rapporto segnale-rumore. Io credo che, come diceva anche Paolo poco fa, allora si apre questo aspetto su finestre temporali brevi, perché il fatto di fare una modellistica su più sorgenti per periodi lunghi, ovvero con deformazioni tra virgolette statiche, questa è una cosa su periodi lunghi diventa, secondo me, il limite dello strain.
delle derive, delle cose, si sporca un po' il dato, secondo me. No, sono d'accordo, infatti stavo dicendo questo, quello, diciamo, l'esperienza fatta per deformazione tra virgolette statiche su periodi lunghi già ce l'abbiamo. Quella che è come dicevi tu, è la frontiera, è andare a fare questo tipo di analisi su periodi brevi. E questo strumento è potente, e gli altri strumenti di deformazione bisognerà vedere fino a quanto si riescono a spingere, mi riferisco al GPS da una parte e al tilt dall'altra, per completare questa informazione, se è possibile effettivamente, perché il dato che tu stai mostrando adesso, per esempio sul dilatometro, per averlo discusso in varie altre riunioni, molto simile a quello del tilt di alcune stazioni, almeno di alcune. Che qua bisognerebbe riflettere. Il tilt simile è sui crateri. Sì, infatti. Esatto. 10 chilometri. No, no, infatti, per questo dico, in alcune stazioni si vede questa cosa, ma anche lì va capito a che cosa è dovuto, che probabilmente non è neanche la stessa soggetto. Lì anche lì c'è molto da studiare, da capire. Comunque. Mi fermo qui perché veramente ci sarebbe tanto da dire e poi ne parleremo a parte. Grazie mille. Grazie a te. Ok, Alessandro, forse vuoi togliere la condivisione? Sì, certo, un attimino, non so, mi ricordo come si fa. Interrompi condivisione, ecco. Io ti ringrazio ancora per la presentazione. Abbiamo aperto l'occasione per fare vedere certe cose. Abbiamo aperto alla grande il 2022. C'è un Lauro che ha alzato la mano. Ah, io non la vedo. Scusatemi, non... Mi vedete? Ah, ecco Lauro. Chiaro. Scusatemi, era sfuggito. Scusa Lauro. Cioè, se c'è tempo, se no scrivo. Vai. Sandro, una cosa al volo, una cosa sicuramente meno affascinante. Volevo sapere in che formato distribuite i dati, dove sono i dati, campionamento e anche se distribuite i dati già filtrati oppure solo i dati loro. Ma per i dati filtrati non ci siamo posti il problema. I dati sono SAC. Sono nella nostra per ora banca dati, perché col fatto che eravamo in sala operativa di istituto, vengono acquisiti a 100 Hz, però noi in trasmissione mettiamo solo, questa è una cosa che dobbiamo sistemare, la trasmissione, il secondo, il minuto e l'ora, e poi scarichiamo periodicamente, perché francamente li utilizziamo poco i 100 Hz, ma dobbiamo risolvere il problema, ti ripeto, della trasmissione. Per poi poter scaricare anche i 100 Hz, in questo momento non lo facciamo volutamente. Te lo dico perché, come sai, abbiamo installato degli strain meter in Val Tiberina e stiamo mettendo i dati su EIDA in formato mini SID, quindi forse è una cosa sulla quale in futuro magari privatamente ci possiamo ragionare, magari confrontare. Stazione master, noi soffriamo con la stazione sommitale, spesso interruzioni, fulmini, neve, pizze de neri. Abbiamo la stazione più, quella che vedi, voglio dire, fatto vedere volte Rula, che è quella più col set di dati senza mai nessun buco, insomma si potrebbe ragionare su quella intanto. Va bene, grazie Sandro. C'è Carlo che voleva fare una domanda. Grazie Alessandro, volevo riferirmi quello che aveva già chiesto anche Patrizia prima, e cioè un'applicazione di questo a Stromboli. Dai vostri dati bellissimi si vede ovviamente che più ci si avvicina al condotto, maggiore è la deformazione. Quindi è chiaro che per Stromboli buona parte del vulcano che è sotto il livello del mare, questo non è possibile. Però mi sto chiedendo in che modo si potrebbe applicare questa analisi e perché la differenza che c'è nella preparazione, nella fase di inflazione, a Stromboli è così breve, mentre all'Etna forse per i volumi maggiori si riesce a vedere un'inflazione molto, molto più precoce di quanto si possa riconoscere a Stromboli. Il lavoro a cui facevi riferimento prima sui volumi
che si possono riconoscere dalla tomografia è di Pasquale De Gori. Sì, ecco, Maria De Gori, grazie Carlo. Sì. Senti, per i due punti, allora hai centrato il primo, cioè, poi alla fine questa esperienza ci porta a dire che più spingi in sensibilità, più non ha senso buttarsi dentro il vulcano. Cioè, non, come hai visto, la stazione che dà più informazioni, più precise, è quella a 10 km. Cioè, noi abbiamo penato tantissimo per installare Pizzi dei Neri, da questo punto di vista è stata una delusione, perché c'è il rumore della tomografia, c'è il rumore del degassamento, c'è il rumore del tremore. E in effetti il messaggio che io sempre cerco di dire, più spingiamo con la sensibilità, più ci possiamo allontanare in posti silenziosi e poi arrivare a prendere il battito di ali della farfalla. Ecco. Quindi questo per Stromboli diventa un problema, perché come dicevo non mi posso allontanare. Non lo so dov'è la soluzione, se paradossalmente installarlo in un isolotto, non lo so, potrebbe avere un suo senso... che ne so, Basiluzzo, no, non lo so, è da ragionare questa cosa partendo da questo principio, che non è detto che mettersi per questi strumenti, non per altri, perché questi hanno la loro sensibilità sotto. È anche vero che a Stromboli, lo vediamo con Tilt mentre non nostri, strumenti meno precisi compensano la mancanza di precisione, lo vediamo con i Tilt metri non degli NGV, mettendosi vicini. Quindi bisognerebbe ragionare su questo compromesso che a Stromboli, col fatto della linea costiera vicina, non è facile. Quindi questo è un problema da valutare attentamente. Per quanto riguarda l'infrazione, sì, è vero, sull'Etna noi siamo abituati a vedere ricariche anche di anni, ho fatto vedere l'esempio 94-97, queste espansioni volumetriche durante queste ricariche profonde, che a Stromboli non ci sono. Noi non abbiamo a Stromboli evidenza di rivelazione, cioè non rileviamo deformazioni da una sorgente che accumula e deforma tanto come succede sull'Etna. Quindi sicuramente il plumbing system è totalmente diverso, cioè questo storage intermedio così efficace come c'è sull'Etna, io a Stromboli dai dati di deformazione lo vedo. Considera che noi l'unico modeling di sorgente allungata che ancora vale, che fa vedere la tomografia, l'abbiamo fatto nel 2002 durante la deflection. La deflection è stata rapida e allora attraverso il tilt, c'è cioè un bel lavoro sul GRL e il GPS, noi riusciamo e non viene una sorgente come l'Etna, viene una cosa allungata, quasi quasi stiamo modellizzando un condotto allungato. Questo lavoro è molto bello anche perché la recente tomografia, c'è un lavoro di Patanelli, mette in evidenza questo oggetto. Quindi anche là è tutto da rivedere, ma sicuramente la risposta è che il plumbing system è differente. Scusate, prendo spunto dal, così, dal discussione su Stromboli, ma la butto lì solo come... Nel mondo dei sogni è impossibile pensare a un'installazione offshore. Non conosco le difficoltà di un'installazione di questo strumento, ma lo dico così, come mondo nei sogni, cioè se mai domani ci fosse un'opportunità. Io qua già vedo il presidente che sorride un po'. No, 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 dico sorride nel senso interessato, non sorride nel senso. Beh, no, ma le fanno perché nel mondo dei sogni? Queste cose no, non lo so, cioè io non conosco questo dettaglio. Lo chiedo appunto a te, come esperto, se questa cosa. Sì, sì, le fanno, ci sarebbe tutto da rivalutare un mondo, voglio dire. Magari in queste cose il presidente è molto sensibile, come di rilanciare poi grandi progetti nell'interesse. Infatti, per questo mi è sembrato. Ma scusate, ci abbiamo Strombolicchio, ci abbiamo Panarea, ci abbiamo Salina, perché dobbiamo andare sul sottomarino? Ci sono tante isole che possono essere utilizzate per gli stay meter. E ricordiamoci anche che quando c'erano i due stay meter funzionanti a Stromboli abbiamo avuto risultati favolosi per l'evento parossistico del 15 marzo 2007. Quindi se già ci fossero i due strumenti funzionanti riusciremmo ad ottenere moltissimo. Poi se ci fossero anche su altre isole meglio ancora. Va bene, era solo per così dire un'idea. Ok, se non ci sono altre domande, commenti, ci possiamo salutare e tornarci alla prossima settimana. Alessandro, grazie ancora.
Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, grazie per Giorgio, grazie al Presidente che è intervenuto, arrivederci a tutti. Grazie a te, Sandro. Ciao, grazie. Grazie, Sandro, complimenti. Grazie ancora, arrivederci, buon lavoro. Ciao. Ciao. Grazie.